Amiche e amici di Grottaglie in Rete, siamo nel convento dei Padri Minimi di Grottaglie, più conosciuti come Paolotti, con Gian Claudio San Nicola, un rappresentante dello Spelo Club Criptaliae, che ci introdurrà in un luogo fantastico, conosciuto probabilmente da pochi, un frantoio ipogeo. Eccoci qui all'interno del frantoio ipogeo del convento dei Padri Minimi. Come vedete è una struttura in parte naturale, in parte migliorata e adattata con il lavoro dell'uomo. Ancora la parola a Gian Claudio che ci spiegherà le caratteristiche salienti di questo manufatto. Beh, prima di tutto dobbiamo dire una cosa importantissima, che la Puglia ha un tesoro con i frantoi ipogei. Perché? Perché i frantoi ipogei rappresentano un unicum pugliese. Tutto questo mondo dei frantoi ipogei è nato in Puglia perché? Perché la Puglia anticamente era coperta di boschi di uliveti. Questi boschi di uliveti selvatici hanno determinato che cosa? Hanno determinato anche la coltivazione dell'ulivo in Puglia. Se voi pensate che i 2/3 anticamente della superficie territoriale della Puglia era ricoperta di uliveti, oggi come oggi, se noi andiamo a vedere, sì e no, se ce n'è un decimo, però anticamente l'ulivo era considerato, era chiamato l'oro liquido. Infatti era talmente importante l'olio che fungeva anche da merce di scambio, da denaro. E chi produceva l'olio erano quelli che venivano chiamati i cosiddetti frantoiani, e non era gente che lavorava all'aperto, ma lavorava sottoterra. Sottoterra perché? Perché noi tutti sappiamo che l'olio ha un grossissimo difetto: superata una certa temperatura di freddo, si comincia a condensare. E quindi a quel punto non è più lavorabile, non sarebbe stato più possibile poterlo raccogliere negli angeli sotto i torchi. Allora la grotta di per sé stessa è un ambiente a temperatura stabile, a temperatura ferma, sia d'estate che d'inverno. Se noi misuriamo la temperatura all'interno di questo frantoio in estate, sarà identica e precisa a quella dell'inverno. E questo permetteva, tra l'altro, che cosa? Di avere la possibilità di poter lavorare bene, ma anche di poter sfruttare quel lasso di tempo che era enorme anticamente per poter ottenere l'olio, perché non è come oggi che noi portiamo le olive al frantoio con i moderni macchinari, dopo un'ora già si può dire che esce già l'olio bello fatto. Anticamente si portavano le olive nel frantoio, venivano depositate nelle sciaie, che erano delle camere che venivano tra l'altro ermeticizzate per cercare di conservare quanto più possibile le olive, e poteva esserci anche bisogno di un paio di mesi prima di poter andare a riprendersi l'olio. Quindi che cosa succedeva? Che era importante avere una temperatura stabile, costante e abbastanza alta. Temperatura che veniva innalzata anche da che cosa? Per effetto del lavoro stesso, sia dei frantoiani che degli animali. Infatti questa macina, la ricostruzione del pavimento di questa macina, ci fa vedere anche quello che è la via di camminamento dell'asino, che girava, dell'asino o della cavalla, che è della giumenta, che girava in continuo senza fermarsi mai attorno alla macina. Cosa si aveva? Si aveva che questo continuo movimento di persone, di animali, creava calore. Siccome poi tra l'altro noi avevamo che la grotta era buia sia di giorno che di sera, logicamente c'erano le lucerne per poter illuminare, le lucerne producevano anch'esse caloria, ma ancora noi avevamo che siccome nel frantoio si viveva 24 ore su 24, avevamo anche i camini per poter cucinare, e che servivano anche per aiutare la separazione dell'olio dalla sentina. Come? Veniva scaldata l'acqua e all'interno degli angeli veniva buttata un po' di acqua bollente in maniera tale che avvenisse una separazione netta tra l'olio e la sentina. Infatti l'olio saliva a galla, l'acqua bollente si inframmezzava tra l'olio e la sentina, per cui quando si andava a raccogliere, più precisamente si diceva si andava a cimare l'olio, si raccoglieva in tutta la sua quantità. Poi che cosa avevamo? Avevamo che una volta che veniva macinata le olive, queste venivano disposte in quella che sembrano abbiamo dei parlato di angeli ecco, prima abbiamo sentito Giantaglio andiamoli ecco adesso ci illustrerà come veniva effettivamente spremuto l'olio e cosa fossero questi angeli. È importante capire una cosa, che l'olio è sempre stato considerato un liquido molto prezioso e tra l'altro anche molto sacro. Infatti Gesù Cristo viene chiamato l'unto di Dio perché è unto con l'olio.
E il fatto di chiamare, di dare anche dei nomi particolarmente religiosi ad alcune cose caratteristiche del frantoio non è un caso. Infatti noi abbiamo che questo rappresenta il cosiddetto torchio, ma è semplicemente una struttura muraria. Però muraria, noi se noi vediamo in questa e questo fotografia, è un torchio alla cosiddetta genovese, che è già un torchio più moderno rispetto ai primi torchi che da noi si sono insediati intorno al 1400, 1500, 1600. Infatti i primi torchi che venivano usati qui da noi sono i cosiddetti torchi alla calabrese, che erano costituiti da due piedistalli in pietra viva con un travone che prendeva entrambi i piedistalli e due vitoni fissi che facevano altro che far salire e scendere questo enorme bancone. Al centro del pancone venivano sistemati i fiscoli con l'olio. Da premettere una cosa, che mentre qui i fiscoli erano un sacco di giunco, nel nostro torchio alla genovese i fiscoli già cambiano. Allora, l'evoluzione in che cosa è consistita? È consistita che mentre prima avevamo due vitoni fissi, abbiamo un unico vitone che adesso sale e scende. Sale e scende, infatti se noi notiamo sul soffitto, vediamo che il soffitto è bucato perché permetteva appunto al vitone di salire nella volta della grotta o di scendere sui fiscoli stessi. Il tutto avveniva grazie a quella che veniva chiamata una vite madre o scrofula. Questa vite madre era bloccata al soffitto e logicamente non faceva altro che far, una volta che il vitone si svitava o si avvitava, scendere o salire questo vitone. Alla base del vitone noi avevamo un piatto di legno solidale con la testa del vitone. La testa del vitone presentava quattro incastri che servivano a infilare un travone per poter appunto girare con forza il vitone stesso sotto alla e quindi sulla sul basamento del nostro torchio alla genovese. Avevamo i fiscoli che venivano messi intervallati dalla pasta macinata sulla macina, e tra l'altro ogni tanti fiscoli venivano messi dei dischi impermeabili, onde permettere all'olio di non dover scendere su tutta la colonna dei fiscoli, ma di trasudare l'olio anche già prima in alto. E poi veniva raccolto in questa vasca. L'olio, una volta che andava sul basamento, tramite una canala di raccolta, andava nel nostro angelo. Questo angelo, se noi notiamo, ha una caratteristica importantissima. Presenta tre canali sul basamento, alla base proprio del nostro angelo. Abbiamo un canale sotto di me, un canale sotto Carlo e un ultimo canale di fronte all'angelo stesso. Questo canale è quello che poi non faceva altro che incanalare la sentina di tutti gli altri angeli in quello che veniva chiamato